Benvenuti all'edizione della sera del TG di Nettuno TV e Radio Nettuno. Benvenuto a chi ci sta seguendo in streaming sul sito www.nettunotv.tv. Subito la cronaca sui 40 anni, volto scoperto e aspetto trasandato. È la descrizione del rapinatore armato di una siringa che ieri sera ha preso di mira la farmacia Lloyds di via Stendhal. Siamo in zona Corticella, la periferia. È entrato nel negozio verso le 19:30. Qui vediamo anche l'immagine, come un normale cliente. Poi ha puntato la siringa contro la farmacista per farsi consegnare i soldi in cassa. Se n'è andato poco dopo a piedi con un bottino di circa 300 euro. La rapina, quanto si apprende, è stata immortalata dalle telecamere interne, i cui filmati sono nelle mani dei carabinieri che hanno avviato le indagini. La stessa farmacia era stata colpita con le stesse modalità anche lo scorso 10 agosto. Il bandito, armato di un paio di forbici, allora era entrato sempre nell'orario di chiusura e aveva portato via sui 300 euro oltre alla borsa di un cliente. Questo quanto successo in precedenza. Torniamo invece alle ricerche del killer, della persona indagata per gli omicidi di Butrio e di Porto Maggiore. Norbert Fehr è stato arruolato anche un super drone Predator, un velivolo impiegato per la caccia notturna nella zona di Argenta. Da alcune notti i residenti della zona di Argenta lo sentono ronzare chiedendosi di cosa si tratti. È appunto uno speciale velivolo senza pilota ed è il nuovo strumento utilizzato per le ricerche di Norbert Fehr. Come riportato dal quotidiano La Nuova Ferrara, si tratta di un drone, cioè di un aereo a pilotaggio remoto comandato a distanza da una base militare con guidatore e lettore di immagini. A gestirlo dunque una task force in grado di tradurre ogni fotogramma, interpretare ogni oggetto o essere vivente osservati coi visor termici. La caccia a Norbert è stata dunque integrata dal velivolo già utilizzato dall'esercito americano in Iraq e Afghanistan e in Italia anche per perlustrare il Mediterraneo per vedere le barche di migranti. Le zone in cui è stato sentito il ronzio coincidono con l'area della discarica comunale dove si trova un casolare in cui il ricercato fu arrestato nel 2010. Andiamo a parlare invece adesso di trasporto pubblico locale. Oggi è stata annunciata dall'assessore regionale trasporti Raffaele Donini una piccola rivoluzione, cioè l'intenzione, la richiesta da parte della regione di fondere in una le tre aziende che si occupano di trasporto pubblico su gomma, ovvero Start Romagna per quanto riguarda la Romagna, per quanto riguarda Bologna Tipper e Seta per quanto riguarda Modena. Andiamo a sentire le ragioni della voce di Donini che anticipa anche un nuovo strumento che verrà dato ai pendolari, sia lavoratori che studenti, a partire dal 2018, un abbonamento integrato che permette appunto di salire gratuitamente sui bus. Andiamo a sentire Donini. Annunceremo oggi che dal settembre del 2018 finalmente realizzeremo l'integrazione tariffaria, un risparmio netto di almeno 180 euro per 36.000 studenti e lavoratori che con l'abbonamento del treno potranno poi girare gratis anche negli autobus nelle città capoluogo. Cercheremo di incentivare anche l'aggregazione delle imprese di trasporto pubblico, perché oggi sono 3 o 4 in realtà in Emilia-Romagna, mentre potrebbero diventare insieme una delle migliori e più forti realtà di trasporto pubblico in Italia. Per farci capire, unire tutte le aziende che si occupano di trasporto su gomma è un modo di razionalizzare i costi o ci saranno dei veri e propri vantaggi poi per l'utenza? Intanto è un modo di sopravvivere, perché la nostra valutazione è che le competizioni, le gare che ci saranno da qui al 2020 saranno talmente competitive, in cui giocheranno player di stampo nazionale e internazionale, che le aziende di trasporto pubblico in Emilia Romagna devono affrontare in modo compatto, in modo sinergico. E poi perché se si dovesse arrivare a un'aggregazione di imprese è possibile economie di scala, ma non solo quelle, anche piani industriali, investimenti di tutto riguardo. Per quanto riguarda invece l'abbonamento unico, cosa cambia? Si considera l'abbonamento del treno come anche titolo di viaggio per viaggiare nelle città capoluogo sui mezzi di trasporto pubblico su gomma, sugli autobus.
La Regione quindi spinge l'acceleratore, invece per quanto riguarda la città metropolitana, il consigliere delegato alla mobilità Monesi invece frena, insomma, non vogliamo vedere bene, insomma, prima di dare il nostro assenso non è stato deciso nulla, sentiamolo. Bologna è interessata a valutare, diciamo non abbiamo ancora deciso, nel senso ovviamente in questo percorso ci vogliamo stare, vogliamo dire la nostra, però decisioni finali ancora non le abbiamo prese, quindi questo periodo sarà interessante per riuscire a definire meglio la questione. Potrebbero esserci conseguenze per l'occupazione? Beh, diciamo che tutte le questioni vanno nella direzione di evitare di perdere posti di occupazione, quindi lavoriamo affinché sia possibile garantire il massimo dei posti per chi lavora nelle aziende e soprattutto per dare la possibilità, come dire, che Bologna, passatemi il termine, torni ad essere competitiva e quindi attragga anche in virtù dei servizi che riesce a realizzare sul trasporto pubblico nuovi investimenti e nuove aziende che producono. Sulla tempistica qualche indicazione maggiore? Beh, sulla tempistica noi contiamo di arrivare a fare le scelte anche attraverso la redazione del PUMS, che è il nostro piano urbano della mobilità sostenibile, che diciamo vorremmo all'inizio del prossimo anno riuscire ad adottarlo. È in corso in questi minuti all'Istituto Veritatis Splendor un incontro su chiese e migranti, la sfida dell'accoglienza alla luce anche del decreto Minniti e dell'invito di Papa Francesco. A parlarne il nostro arcivescovo, Monsignor Matteo Maria Zuppi, ma anche Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara, che si occupa da sempre di migranti. La nostra Elisa Orlandi ha chiesto appunto un chiarimento su questi argomenti a Monsignor Giancarlo Perego. È difficile perché si è fermi ancora purtroppo all'ideologia nel leggere questa realtà e poco ai fatti concreti, al realismo che invece dovrebbe guidare ogni prospettiva politica. Si utilizza la migrazione o come clava contro qualcuno o come strumento per guadagnare consensi e quindi il populismo e il nazionalismo rischiano di essere elementi che viziano una lettura concreta, realistica di un fenomeno invece che va governato a partire dalle persone, dalle loro storie e dalle storie delle nostre comunità e dai bisogni anche reali delle nostre comunità. Ai paesi che stanno chiudendo le frontiere, che appello si può rivolgere? La democrazia europea è cresciuta attraverso l'unione, attraverso la libera circolazione. Chiudersi e chiudere significa soprattutto oggi penalizzare un mondo di giovani che è in cammino, anche dei nostri giovani italiani, 107.000 lo scorso anno, che possono trovare una realizzazione dei propri progetti di vita solo attraverso una possibilità europea allargata. Al tempo stesso la chiusura è una negazione di un principio fondamentale dell'Europa, che è il principio della solidarietà e solidarietà soprattutto nei confronti dei più deboli, e certamente richiedenti asilo e rifugiati sono delle persone che sono più deboli oggi nel contesto anche europeo. Sempre su questo tema sentiamo anche l'arcivescovo Monsignor Matteo Maria Zuppi, ancora Elisa Orlandi. Ma di fronte a un problema così grande, epocale, è chiaro che ci sono tante domande che devono trovare una risposta, soprattutto una risposta che dia la misura reale del problema, anche una gestione attenta del fenomeno, che risponda anche però alle domande che vengono poste da tante persone che cercano asilo, che cercano rifugio, che cercano futuro. Ecco, mettendo assieme queste cose, credo che le persone che altrimenti avvertono una paura con la difficoltà, credo che troveranno anch'esse una risposta adeguata a una crisi così grande. Andiamo a parlare adesso di sindacato, perché è stato riconfermato la guida regionale della CISL, il segretario attuale Giorgio Graziani, questo durante il 12° congresso regionale che si è svolto a Cervia questo pomeriggio. Noi siamo collegati telefonicamente con Graziani, che saluto. Buonasera. Buonasera.
Allora, una riconferma che era stata anche preannunciata, il segno che insomma il suo operato di questi anni è piaciuto, è stato condiviso. Sì, una conferma anche con, devo dire, largo consenso. Credo che più che riconosciuto il mio lavoro, riconosciuto il lavoro di tutta la squadra della CISL Emilia Romagna, che in un modo o nell'altro accetta la sfida di dare continuità, come si dice, alla guida, ma per cercare anche di rinnovare, rilanciare, motivare le nuove sfide, perché oggettivamente insomma il momento ci chiede di essere sempre pronti a rispondere ai bisogni sempre diversi di chi rappresentiamo. Qual è il lavoro da fare nei prossimi anni, più urgenti? Beh, la prima di tutto è, come si dice, provare a dare insieme a tutti i soggetti nel pieno di alleanza, della coesione, provare a dare delle risposte a quelle che sono le domande soprattutto dei giovani rispetto all'occupazione, rispetto al lavoro che cambia. Cioè, si parla sempre tanto di automazione, robotizzazione, si parla sempre tanto di lavoro che piano piano si modificherà nelle sue competenze, nelle sue professionalità. Noi dobbiamo da una parte fare in modo che questo non significhi una debacle o comunque una riduzione dei posti di occupazione, e dentro al cambiamento del lavoro costruire nuove professionalità, nuove opportunità, magari nei servizi, visto che le attività produttive avranno sempre più i processi, come si dice, automatizzati. E per far questo dobbiamo essere capaci insomma di costruire le competenze anche attraverso la formazione e l'istruzione nel territorio regionale, sempre più adeguate a quelle che sono le richieste. Noi costruiamo opportunità per i giovani se costruiamo anche una qualità nella loro formazione e nella risposta alla richiesta dell'impresa. Secondo me queste due sono le questioni più urgenti che noi abbiamo anche posto al tavolo del patto per il lavoro, francamente, qualche mese fa, proprio per aggiornare quel patto e cercare di rispondere in maniera più adeguata. Poi chiaramente sono tante altre le cose che ci siamo detti al congresso, ma queste credo che siano le priorità assolute. Un passaggio veloce invece per quanto riguarda l'occupazione proprio dei giovani. Il presidente Bonaccini ha detto più volte che sono aumentati i posti di lavoro, però c'è un po' un problema della qualità dei contratti. Secondo lei è così? Beh, il presidente Bonaccini dice una cosa vera quando dice che sul piano della qualità dei contratti si sta scadendo, perché invece della riduzione dei numeri di contratti collettivi stanno aumentando a dismisura grazie a la Passi, sindacatini di comodo, che insieme a alcune imprese fanno dei contratti che non si capisce perché vengono riconosciuti anche se non hanno vera rappresentanza, e sono contratti al ribasso. Questi contratti al ribasso sono quasi una condizione di ulteriore situazione di rapporti di lavoro non chiarissimi e quindi una sorta di elusione di quelle che sono le regolarità. È chiaro che questo ci pone in una condizione di difficoltà nel costruire opportunità, però non è neanche tanto vero che sono tantissimi i posti che aumentano. Il presidente Bonaccini ha ragione che in Emilia Romagna stiamo facendo cose che sono molto meglio di quello che accade nel paese, ma non possiamo rilassarci, perché sì, c'è qualche posto in più, sì, la disoccupazione cala, ma è altrettanto vero che la situazione è ancora molto complicata, le emergenze sono ancora molte, la cassa integrazione in uso è ancora molta, quindi abbiamo ancora tanto tanto da lavorare. E devo dire, visto che Bonaccini è venuto al nostro congresso ed è stato anche, come si dice, molto applaudito, perché lui riconosce nel dialogo, nel confronto, anche nel confronto aspro, quindi ogni tanto si litiga, però la possibilità di decidere verso una linea condivisa, verso una linea che possa dare una risposta migliore complessivamente. Credo che questo sia una cosa non scontata. Chiarissimo. Grazie, grazie moltissimo per essere stato con noi, Giorgio Graziano. Grazie a voi. Buona Noi torniamo ancora alla cronaca, furti di ruote.
notte di auto a raffica nel quartiere Barca. Si tratta del parcheggio di Via Giotto, dove i ladri rubano sistematicamente i pneumatici delle auto parcheggiate. Questa è la notizia riportata dal sito Bologna Today, grazie alla segnalazione di alcune persone. L'ultimo questa notte, i danni di una Mercedes. Altri furti si sono verificati sempre in zona, nella via Brodolini, e sarebbero una quindicina le auto che hanno subito lo stesso trattamento. A fine marzo un altro residente aveva segnalato un episodio simile, era sceso di casa per andare al lavoro e aveva trovato l'auto smontata. Alcuni vicini avevano notato la sua Volkswagen Golf senza ruote e avevano allertato le forze dell'ordine. I ladri avevano anche staccato i fili dei lampioni perché non fossero ripresi i loro volti dalle telecamere che erano in zona. Ancora un'auto utilizzata per il trasporto di organi con un carico urgentissimo destinato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna è rimasta in panne questa mattina sulla A1 all'altezza di Reggio Emilia. La polizia stradale ha rilevato il carico e ha consegnato gli organi espiantati all'equipe medica in attesa e pronta a entrare in sala operatoria per l'intervento di trapianto. La pattuglia della stradale di Reggio Emilia, mentre percorreva la A11 in direzione sud, si è accorta del mezzo fermo in una piazzola. Il conducente era molto agitato e ha subito spiegato agli agenti che stava effettuando un trasporto urgentissimo di organi spiantati pochi minuti prima all'ospedale di Parma e che l'equipe medica bolognese era in attesa di ricevere il carico delicato, per cui c'è stato il passaggio di consegne e tutto insomma è andato a buon fine. Cambiamo decisamente argomento, a partire da venerdì e fino a domenica Giardini Margherita tornerà l'iniziativa Giardini e Terrazzi, con tantissimi fiori, tante piante che cambieranno letteralmente il volto dei Giardini Margherita, un'iniziativa che registra da sempre tanti visitatori. Lo scorso anno furono 32.000, tante le novità di quest'anno, le abbiamo chieste a Oddone San Giorgi, che è presidente del consorzio FIA. Siamo alla 15ª edizione Giardini Terrazzi, quindi un appuntamento importante che ci dà molta soddisfazione perché segna anche un incremento qualitativo e quantitativo di espositori, sono 249 per esattezza, quindi un incremento del 20%. Questo non è solo un tema positivo dal punto di vista dell'allargamento della manifestazione, ma ne denota anche la qualità, l'apprezzamento, oggi non solo sul piano territoriale ma sul piano anche nazionale. Ci sono Giardini Terrazzi alla 15ª edizione, fa un salto di ulteriore di qualità, nel senso che quest'anno a settembre, dall'8 al 9 al 10, sarà la seconda edizione autunnale. È un evento che porta un turismo tematico a approfondire e a partecipare sempre più a questo tipo di manifestazione. Tra le novità di quest'anno c'è anche il padiglione del wellness, c'è un padiglione che si chiama Wellness Pavilion, dedicato al benessere, a vivere in pace, in armonia, oltre che nel verde, nell'ambiente, anche con se stessi. Poi ci sono tutta una serie di iniziative collaterali organizzate dal club Inner Wheeler Bologna, che fa un'azione positiva a favore delle aree terremotate del recente terremoto, per il rilancio dell'agricoltura in queste aree. C'è il sabato pomeriggio alle 16.30 la selezione per Miss Mondo Emilia Romagna. Ci sono tutta una serie di iniziative collaterali, oltre al tema fondante che è il florovivaismo, che rimane principale e forte, ma che cercano di portare, di aggregare, dare soddisfazione e segmentare un pubblico sempre più variegato e interessato. Collegato a Giardini e Terrazze ci sarà anche il mercatino di beneficenza Reuse with Love, con tante novità che adesso sentiremo. Il ricavato andrà a finanziare due progetti, uno di AIL e uno di AGEOP. Andiamo a sentire Lisa Zini, che è una volontaria di Reuse with Love. È già da qualche anno che noi realizziamo le nostre manifestazioni insieme a Giardini Terrazze. Quest'anno abbiamo stretto questa sinergia che sta creando un valore positivo e che quindi saremo ancora più a contatto. Abbiamo una nostra postazione all'interno dei giardini dove offriremo gratuitamente delle biciclette che noi abbiamo ristrutturato nel nostro progetto Recycle, per venirci a trovare al nostro mercatino che è esattamente di fronte, proprio nei cortili del Baraccano, dove da venerdì, sabato e domenica ci sarà il nostro mercatino consueto vintage, ma non solo vintage, abbiamo anche una nostra collezione, una vera e propria capsule che abbiamo messo insieme con il nostro laboratorio creativo ed altre associazioni del territorio tipo Gomito a Gomito, che sono le donne del carcere, e Mondo Donna, che invece è un centro antiviolenza delle donne di Bologna.
e abbiamo una novità assoluta che è Atelier, che è una, diciamo, una zona dove vanno proposti abiti particolarmente selezionati che ci sono stati donati da delle signore di Bologna e anche dei VIP, da Gianni Morandi che ci ha regalato la sua giacca smoking, e la Capua che da sempre ci sostiene, Nina Zilli, e Ignazio Boschetto e Luca Carboni. Tra le novità di quest'anno abbiamo anche il Buraco, che ancora, a cui è ancora possibile iscriversi. I contatti sono sul nostro sito ed è un buraco molto ricco, abbiamo un sacco di premi che ci sono stati offerti dai commercianti di Bologna e dai vari imprenditori. E aggiungo un'ultima cosa, l'asta dei vini, la Partesa ci ha regalato moltissimi vini, champagne, magnum, e utilizzeremo per fare il sabato subito dopo il buraco. Andiamo a sentire allora uno dei due progetti che sarà finanziato con il ricavato di questo mercatino. Si tratta di quello dell'AIL, a spiegarcelo è Alessandra la Palombara di AIL. IUS finanzia due progetti di ricerca scientifica, uno dei quali è sostenuto da AIL, l'associazione di cui faccio parte, e verrà svolto dalla dottoressa Francesca Bonifazi. È un progetto di ricerca sul trapianto, in modo particolare sulle cellule staminali e sull'orologio biologico, che comunque ha un impatto molto forte anche nel determinare quando è meglio operare con un trapianto in determinate patologie, in determinate fasi della malattia. Da quanto si sta lavorando a questo progetto? Di quanti fondi ha bisogno? Insomma, su quanto contate, ecco, su questo ricavato del mercatino? Allora, questo è un progetto che è nella mente e nei canali da percorrere nella ricerca scientifica da molto tempo, e in ogni caso, ecco, si mira, attraverso quello che verrà raccolto attraverso il mercatino di Reuse with Love, di finanziare il progetto nell'arco del prossimo anno, dedicando una persona allo studio di questo dell'evoluzione di questa investigazione scientifica. E proprio per questo il mercatino servirà ad adottare una ricercatrice o un ricercatore che si dedicherà per un anno al lavoro su questo particolare ambito, in questo particolare ambito. Torniamo a parlare degli spaghetti alla bolognese. Ieri il pranzo al Center Gross, nell'ambito dei festeggiamenti per i 40 anni di fondazione, dedicato a questo piatto che è diventato a tutti gli effetti bolognese. Allora andiamo a sentire l'intervista che la nostra Eleonora Monari ha realizzato con l'avvocato Gianluigi Mazzoni, che ci ha descritto le ragioni di questa ricetta ed è stato uno dei sottoscrittori dell'atto ufficiale. Lo spaghetto alla bolognese è nato già dal 500, perché ci sono testimonianze in un libro di Giancarlo Roversi, noto cultore della materia, che già dal 500 testimonia che esistevano. Quindi è stato un po' una riscoperta, diciamo che erano andati nel dimenticatoio per un centinaio di anni e poi ultimamente sono stati riscoperti. Noi cosa abbiamo fatto sulla scorta della fama internazionale che hanno questi spaghetti, perché sono noti in tutto il mondo? E abbiamo fatto un'indagine presso le nostre zie, presso le Arzdaure, no, della bassa bolognese, e abbiamo chiesto se si cuocevano, se si producevano questi spaghetti, e la risposta è stata affermativa ed è contenuta nella ricetta che abbiamo depositato come dato, diciamo così, certo, storico, effettivo dell'esistenza degli spaghetti. Quindi questo è un po' quello che abbiamo fatto, volendo dare un contributo anche alla città di Bologna, che gode attraverso questo piatto di una fama internazionale. Quindi ci sembrava ingiusto che per i turisti che vengono in città e chiedessero questo piatto avessero una risposta evasiva e negativa, insomma, no? Quindi noi abbiamo iniziato questa avventura già da un anno e devo dire che già alcuni ristoranti di Bologna adottano questa ricetta, abbiamo fatto eventi, insomma, e quindi c'è questo piacere di far conoscere anche i turisti, che sono in aumento qui. Bologna sta diventando una città turistica, questo è un piatto che viene sempre richiesto e quindi penso che sia giusto che gli venga data la possibilità di gustarlo con una ricetta che sia originale, insomma, comunque certamente la nostra è originale, perché si cuoceva fin dai primi anni del secolo, fin dal primo del Novecento. Ieri sera all'Auditorium in Lumia si è tenuto il secondo convegno in Lumia FAC dal titolo Partire e Ripartire, fare azienda, crescere e ripartire dopo le difficoltà. Ce ne hanno detto di più Marco Bernardi, che è presidente di Lumia, e Jacopo Malacarne di FAC. L'intervista della nostra Elisa Orlandi. Come può un'azienda ripartire dopo delle difficoltà?
Beh, lo scopriamo questa sera avendo invitato due personaggi assolutamente suggestivi e creativi come Paolo Cevoli, che con la sua modalità classica, ironica e creativa ci racconterà un po' del suo itinerario personale e professionale che ha molto a che fare con ripartire ogni giorno. Alcune strategie vincenti quali possono essere per uscire da un momento di buio? Sicuramente il non aver paura di sbagliare. Questo come il Lumia e con gli amici che ci portiamo dietro e che hanno contribuito a questo evento, quindi FAC, Macron, gli sponsor, quindi il Bologna, lo impariamo tutti i giorni. Il fatto di non aver paura di sbagliare, di rischiare, di buttarsi e imparare dagli errori. Sport e aziende a favore di alcune associazioni importanti per il territorio. Sì, assolutamente. Le due associazioni Onlus che abbiamo la possibilità di aiutare sono l'associazione Papa Giovanni XXIII, il progetto Antitratta, e l'associazione Mongolfiera. Sono due Onlus molto nobili, meritorie sul territorio, attive qui a Bologna ma non solo. Insieme ad altri 15 aziende amiche abbiamo deciso di aiutare economicamente, finanziariamente, per permettere loro di finanziare i progetti e le attività che da anni portano avanti. Siamo molto lieti di essere arrivati al secondo convegno, quello di questa sera. Anche questo servirà a finanziare, abbiamo una raccolta totale di 40.000 euro che sarà divisa equamente tra le due e per permettere loro di continuare a coinvolgere altre persone e aiutare i soggetti che stanno già aiutando, che sono soggetti più deboli che hanno bisogno di aiuto. L'ex Galaxy, dopo la decisione del comune di chiudere questa struttura che raccoglieva famiglie che erano in strada, una struttura di emergenza, c'era stata anche una manifestazione ieri in comune realizzata dal comitato inquilini Galaxy e dal collettivo Social Log con l'accusa che tante famiglie sarebbero finite in strada. Oggi è intervenuto l'assessore alla casa Virginia Geri che ha detto che è falsa l'accusa che le 77 famiglie saranno in strada una volta che sarà conclusa l'esperienza del Galaxy. L'avevamo detto all'inizio mandato che il Galaxy sarebbe stato superato, ha detto Geri. Per prima cosa abbiamo ampliato il numero degli alloggi di transizione attingendo al patrimonio comunale, ricorda Geri, così sono tra i 20 e i 30 gli appartamenti in più finora recuperati. Poi c'è stata una delibera a cui teniamo molto, cioè quella che ha stabilito l'assegnazione di 6 punti per la graduatoria ERP, che conclude il periodo di transizione, è in regola con i pagamenti e firma un patto di collaborazione per mettersi in gioco, ad esempio partecipando a percorsi di formazione. Una mossa che ha creato una via d'uscita per molte delle famiglie, non solo del Galaxy, ma di tutti gli alloggi di transizione. Questo per quanto riguarda appunto la chiusura del Galaxy. Ci fermiamo qui, ricordiamo che questa sera ci sarà la diretta dell'incontro sulla città con l'arcivescovo Monsignor Matteo Maria Zuppi e il sindaco Merola nella sala polivalente della parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova in via Murri 173. Si tratta di una iniziativa in occasione della decennale eucaristica della parrocchia realizzata insieme alla parrocchia di Madonna del Lavoro. Dunque la diretta a partire dalle 21. Grazie per averci seguito, domani mattina invece la rassegna stampa alle 7. Buona serata.